Ciao a tutti da Miranda, vado a fare le previsioni del 21 agosto 2019 di martedì. Mischiamo le carte. Spero che abbiate passato un buon lunedì e un buon martedì, un buon inizio di settimana. Andiamo a mischiare bene bene le carte. Vado a mettere sempre tre carte con tre oggettini. Intanto concentratevi sulla giornata di mercoledì 21 agosto 2019. Carta numero 1, carta numero 2, carta numero 3. Oggettini. La pietra trasparente nella carta numero 1. Nella carta numero 2 il sasso. E nella carta numero 3 stellina. Fate bene la vostra scelta. Se siete indecisi, mettete in pausa il video. Però il primo oggetto che vi colpisce è quella è la carta giusta. Quindi sulla prima carta la pietra trasparente, sulla seconda il sasso, sulla terza la stellina. Iniziamo con la prima carta. Vediamo domani che cosa vi dicono le carte, che messaggio c'è. È l'appeso al contrario, insomma, sarà una giornata un po' così, un po' indecisa, diciamo, no? Non sapete appunto se fare una cosa, se non farla, non sarete molto convinti. Ecco, una giornata un po' sì e no, tira e molla, tipo tira e molla. E abbiate un po' di pazienza, andrà bene una prossima volta. Via la carta numero 1. La carta numero 2 con il sasso. Vediamo un po'. Eh sì, il re di denari. Il re di denari però è al contrario. Infatti non riuscivo a capire. Al contrario, avrete a che fare appunto con un uomo un pochino, diciamo, autoritario, con una figura un po' autoritaria, e dovete stare sì un po' attenti da questa persona. Potrebbe trattarsi, non so, di una persona nell'ambiente lavorativo, oppure nell'ambiente familiare, e meno male che appunto è solo un giorno, passerà. E quindi un po' di pazienza anche per la carta numero 2. Andiamo a vedere la carta numero 3. Che sia migliore, spero per voi, con la stellina. Andiamo a girarla lentamente. Ecco qua, un'altra carta al contrario. Mannaggia, la regina di mazzi, di bastoni. Al contrario, e quelli della carta numero 2 avranno a che fare con un uomo autoritario, e quelli della carta numero 3 avranno a che fare con una donna, insomma, non tanto fedele. Non sarà una brava donna, diciamo un po' falsa, pettegola, gelosa, quindi state attenti e guardatevi bene da questa figura. E purtroppo anche la carta numero 3 non è andata tanto bene. Potrebbe anche trattarsi, non so, se siete voi donne che state ascoltando, sì, appunto che potete avere a che fare con questa donna che vi ho detto, oppure incarnare voi le sembianze di questa donna, quindi state attenti, insomma, oppure per gli uomini che stanno ascoltando potrebbe trattarsi di una donna come l'ho descritta, non tanto per bene, insomma, un po' falsa, ecco. E quindi buon mercoledì a tutti, lo stesso, e un abbraccio da Miranda. E penso che appunto verso settembre, così, metà settembre, non so, i primi dovrei iniziare. E, appunto, i consulti privati. E
Chi fosse interessato può già iniziare a scrivermi e poi, quando sarò pronta, lascerò un numero di cellulare in fondo al video. Ciao a tutti da Miranda, ciao, alla prossima!